1 aprile 2023, in diretta dalla Chiesa Matrice col signor Marcellini Mirko. Da dove venite? Siamo il coro polifonico del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. Oggi cosa farete? Facciamo un concerto in preparazione della Pasqua, Crux Gloria si chiama, appunto per preparare alla Pasqua. Senta, per coloro che ci guardano, che genere fate? È tutto genere sacro. Lirico anche? No. Solo sacro. Cos'è per lei la musica? La musica è... bella domanda. È una parte della mia vita e mi accompagna sempre in tutti i giorni, in qualsiasi cosa faccio, e sono felice di essermi approcciato a questo mondo e di continuare, spero di continuare anche più in avanti in questo mondo. Grazie. Grazie a lei. Ancora in diretta dalla Chiesa Matrice col signor Aurelio Pollice, presidente di Ama Calabria. Senta, oggi cosa ci sarà qui in questa chiesa? E questa sera abbiamo il coro del conservatorio, diretto dal maestro Gianfranco Cambareri, che ci condurrà per mano in un bellissimo percorso che parte dalla passione e morte di Nostro Signore fino alla risurrezione. Il titolo della manifestazione è Crux Gloria. È organizzato per l'appunto in collaborazione fra il Conservatorio Statale Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e Ama Calabria, che è l'associazione che dirigo. Senta, per coloro che ci guardano per la prima volta, cos'è insegnare nel mondo della musica? Cosa rappresenta per lei? Insegnare nel mondo della musica è una cosa probabilmente differente da quello che rappresenta per me, perché per ciascuno rappresenta una cosa differente. In ogni caso, la cosa bellissima dell'insegnare la musica è il rapporto uno a uno, come dicono gli americani, one to one, nel quale, voglio dire, si fa scoperta professionale ma anche bellissima scoperta umana, perché si ha modo di ascoltare i ragazzi che fanno un bellissimo percorso di crescita ma anche si confrontano con le loro cose. Voglio dire, senta, è una cosa bella. Com'è lavorare col signor De Leo? Il maestro De Leo è un punto di riferimento nel conservatorio, oltre che un punto di riferimento indiscutibile nella città di Simbario, voglio dire, uno splendido amico che conosco da quando ero ragazzo. Ricordo ancora una tournée che abbiamo fatto insieme in Israele, fra Gerusalemme e Haifa, con lui, voglio dire, l'orchestra di Roma, per fare questi concerti. Insomma. Senta, per coloro che ci guardano, adesso io la ringrazio, signor De Leo, quanto è importante la musica nella vita di oggi? Beh, la musica è già nella vita, nell'armonia degli scrosci dei fiumi, è tutto, è la vita praticamente. Nel discorso di oggi è ancora meglio, perché siamo in difficoltà a livello economico, a livello industriale, a livello di tutto, quindi oggi è un pochino più complicato fare musica. Ecco. Senta, le faccio un'altra domanda ormai e mi trovo. Sì. Qual è il brano di musica che porta sempre nel cuore? Questa è una domanda alla quale è veramente difficile, se non impossibile, rispondere, perché sono una quantità tale, voglio dire, che dirne uno significherebbe fare torto a troppi, voglio dire, non riesco a dare una risposta. E per lei? Per me è la stessa cosa, nel senso che tanti brani fanno parte della mia vita musicale, quindi non posso dire uno o l'altro. Grazie.